prova. Chiama al numero fisso, Ettore. Ce lo dice Maria di Milano quando torna. E allora, buongiorno a tutti. Avete visto, io sto facendo un po' di tagliatelle per mezzogiorno, sono non lunghe, di più, lunghissime. E niente, vi volevo aggiornare, siccome ho visto che si stava facendo tardi, ho detto vabbè, mi vedranno mentre faccio queste tagliatelle, non è insolito né inconsueto. Bene, passerò subito. Mi siedo un po' perché sono un po'. Allora, passo subito all'aggiornamento. Non abbiamo nuovi casi e quindi siamo senza nuovi casi oggi nella nostra città. I nostri concittadini che sono no, leggo troccoli, no, non sono troccoli, sono tagliatelle lunghissime. So quasi più ore di me. Una tagliatella praticamente è quasi, non dico un piatto, ma insomma, sono belle doppie con la semola e uova, insomma, una roba bella di quelle. Allora dicevo, non ci sono nuovi casi e quindi oggi siamo agli stessi casi di ieri. Questa settimana, diciamo che è stata una settimana che ci ha dato una linea dei contagi molto 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 buona. Domani vorrei fare con voi, con chi si collegherà, una riflessione importante, perché ci sono dei dati importanti, dei numeri importanti che vorrei condividere con voi. Vorrei fare un ragionamento con voi per condividere le mie impressioni, le mie idee su quello che sarà i prossimi, su quelli che saranno i prossimi giorni. E
i nostri concittadini che stanno, che sono positivi, che sono contagiati, stanno tutti quanti bene. Ce n'è uno soltanto in ospedale, quello là, che abbiamo, quello che si è praticamente che abbiamo aggiunto ieri, che purtroppo lo ha, come dire, lo ha avuto, è stato contagiato in ospedale, nella struttura dove era ricoverato per altri problemi, e spero, insomma, che ne venga fuori bene e subito. Peraltro lo conoscevo, vecchio amico di papà, e quindi lo conosco bene. Gli faccio veramente auguri di cuore a lui e alla sua famiglia. Quindi, niente, non voglio annoiarvi troppo oggi, ci terrei domani alla vostra presenza, perché ci saranno, ripeto, dei dati importanti di cui vi voglio rendere partecipi. Che altro aggiungere? Che ci sono diversi nostri concittadini positivi che hanno fatto il primo test per verificare se sono guariti, se si sono negativizzati. Alcuni di essi hanno già il primo tampone negativo e stanno aspettando di fare il secondo. Diciamo che non sta andando male, si sta evolvendo bene, e dobbiamo semplicemente continuare a sperare, ma soprattutto ad assumere atteggiamenti corretti, specialmente in vista della riapertura del 4 di maggio. E quindi non ho altro da aggiungere, e spero di potervi avere domani per potervi rendere partecipi di questi miei pensieri, di questi miei dati. E diciamo che ho un messaggio molto importante da darvi per domani, e quindi sarei felice se partecipaste. Null'altro, vi auguro di passare una buona domenica insieme ai vostri cari. Io questa mattina mi sono recato in ospedale a donare il sangue. Vi invito a farlo, vi invito a farlo, ma non, è un invito che faccio non soltanto ai miei concittadini di Lucera, ma a tutti coloro che possono. Approfitto del fatto che, diciamo, c'è più di qualcuno che magari non è di Lucera a seguire, e vi invito a donare nelle vostre città, perché vedete, questo coronavirus ci ha fatto dimenticare che, ahimè, purtroppo esistono molte altre patologie. E credetemi, c'è un'emergenza assoluta, c'è un'emergenza sangue negli ospedali, serve, ne serve veramente in maniera importante. Io voglio ringraziare tutte le associazioni che si occupano della donazione del sangue, tutti gli infermieri, tutti i medici, i dottori, uno per tutti. Il dottor Centra, che è il primario della sezione emotrasfusionale, e vi invito ad andare a donare. È sicuramente qualcosa di utile, e ripeto, purtroppo questo coronavirus non ha fatto sparire le altre malattie, ci stanno. Abbiamo semplicemente, probabilmente, rimosso dalla mente che ci stanno, perché siamo troppo presi da questo virus. Ma c'è tanta gente che soffre per altre patologie e che ha bisogno del nostro sangue. Quindi l'invito che vi faccio è quello di andare a donare, perché è assolutamente importante. Vi auguro buon pranzo, e ci vediamo magari domani alla stessa ora per, ripeto, questo dato importante che ho da darvi, e vorrei condividerlo con voi. Ciao, buon pranzo!
Voi che mangiate oggi? Penso troccoli, penso pasta in casa, insomma, quello è vero. Io stamattina mia moglie ha fatto un sugo di bolognese e quindi ho detto vabbè, faccio io le tagliatelle. Avevo preso questo impegno e anche se si è fatto tardi, ho voluto e dovuto mantenerlo anche perché a me piacciono, insomma. Ciao ciao, buon pranzo.